Quindi questa è un'iniziativa che abbiamo fatto come Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita, che è attiva con questo nome dal novembre 2016 e sta cercando appunto di sostenere la ricerca scientifica abruzzese per quello che riguarda nel campo biomedico, soprattutto sia di base che clinico. E quindi abbiamo un bel gruppo di persone, sono presenti qua l'avvocato Colaiocco che è il presidente, la dottoressa Di Primio, il dottore Murri Viscardo che fa parte del CTS e Teodoro Calabrese che sarà a breve sostituito dal dottor Fontana che è seduto accanto a lui. Quindi questo è il gruppo delle persone. Abbiamo pensato di dare un po' di risalto al premio che abbiamo assegnato utilizzando fondi del 5 per 1000 ancora 2014 a tesi di dottorato di ricerca. Il Comitato Tecnico Scientifico ha fatto un ottimo lavoro nella cernita delle domande, sono arrivate ben 30 domande e i tre vincitori saranno presenti virtualmente perché sono tutti e tre all'estero e con i loro coordinatori e tutor che faranno commenti sulla tesi. Gli argomenti verranno poi illustrati dopo. Un punto d'onore per la ricerca abruzzese secondo me che ci siano delle persone in gamba, che sono i tre vincitori sono tutti e tre non abruzzesi che però sono venuti a studiare a Chieti o all'Aquila e attualmente sono tutti e tre. Uno è tornato in Brasile che è il suo luogo di origine e gli altri due sono negli Stati Uniti secondo la buona regola per cui dopo il dottorato si va fuori. L'avvocato Colaiocco vi faceva un breve saluto. Ah no, scusa, prima il sindaco, mi sono sì. Potete scambiare. Ce ne possiamo scambiare i ruoli, se vuole faccio io l'avvocato, tanto insomma con le mie tecniche teatrali l'avvocato un quarto d'ora posso reggere. Benvenuti a tutti e grazie Andreina, la dottoressa Poggi è una personalità importante nella nostra comunità per la sua esperienza e per la sua capacità di organizzare e sostenere quella che è la cultura, soprattutto quella scientifica. Sono contento di rivedere tanti amici in questo board scientifico e ne parlavamo prima, come in Italia la ricerca sia veramente marginale e che nessun governo è riuscito mai a dare a questo argomento una finalizzazione, un'impostazione capace poi di sostenere e contenere la fuga di cervelli che si sta verificando e si verifica. Mi dicevano appunto che, come diceva la dottoressa Poggi, i ricercatori sono venuti nella nostra regione a studiare e quindi hanno trovato quel sostegno scientifico, didattico, capace di far emergere i loro talenti. Però adesso sono in altre realtà. Questo ormai è un refrain, come si dice in teatro, che si ripete costantemente all'interno della nostra città. Abbiamo anche i nostri figli che vanno all'estero. Quindi io penso che una riflessione non è questa la sede, ma sicuramente bisogna farla e le università devono ovviamente essere protagoniste in questo eventuale ridisegno di quella che è la ricerca scientifica. Io mi sono laureato all'Università di Chieti, l'ho vista crescere da quando eravamo in pochissimi. Eravamo nelle carceri, l'ex carcere di Chieti, ci chiamavano le carcerate proprio perché eravamo in ambienti angusti e quasi, però era una università che aveva una spinta straordinaria perché finalmente l'Abruzzo aveva l'università. Oggi è una grande realtà che può migliorare. Questa esperienza odierna che stiamo vivendo nella testimonianza. Ovviamente manca quello che è il supporto economico che può poi far fare il salto di qualità. La ricerca scientifica si fa con i finanziamenti, non si può improvvisare, non è la ricerca letteraria o di altro genere che può anche emergere a livelli di eccellenza con l'intuito e la genialità delle persone. Per cui grazie Andreina, saluto tutti gli ospiti.
e vi ringrazio perché veramente questo è un segnale che questo territorio, le nostre università sono capaci di essere a livello internazionale. Grazie a voi. Allora, io innanzitutto devo ringraziare innanzitutto la dottoressa Poggi, che posso esprimermi anche a nome dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che mi onoro di rappresentare, è veramente l'anima della Fondazione stessa, colei che instancabilmente si presta a far sì che si mantenga in vita questa istituzione, che, grazie alla quale insomma, siamo qui riuniti oggi a premiare questi valenti ricercatori. Un particolare ringraziamento per questa premiazione che oggi andiamo a celebrare la devo rivolgere ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, oggi rappresentati dal dottor Viscardo Murti. Vorrei ringraziare la dottoressa Mariella Di Girolamo e la dottoressa Arianna Manzi, che per motivi professionali oggi non possono essere qui presenti. Li devo ringraziare perché grazie al loro valente contributo se oggi siamo qui a celebrare appunto il ricordo i nomi dei vincitori, il dottor Vincenzo Russo, la dottoressa Mariella Lauriola e il dottor Guerra Pires. Non voglio rubare altro tempo alla presentazione degli elaborati dei vincitori, quindi do immediatamente la parola alla dottoressa Poggi che potrà proseguire. Grazie. Bene, io ho preparato semplicemente una, si vede? Sì. Una serie per illustrare, perché molti non sanno che cos'è questa fondazione. In realtà è una fondazione di ricerca senza scopo di lucro, che nell'attuale forma è attiva dal settembre 2016, ma dall'inizio è attiva dalla fine del 1998. Quindi lo scopo della fondazione è sostenere la ricerca scientifica di utilità sociale, perché è una onlus, nell'ambito delle scienze della vita. Tradizionalmente ci siamo sempre rivolti alla ricerca biomedica, allo studio delle principali patologie che affliggono l'uomo, un po' sull'ambiente o altro, quindi vogliamo essere una piccola fiammella che serve per riscaldare il fuoco della ricerca, che ahimè insomma penso che ha qualche problema. La fondazione ha sede in Corso Trento e Trieste, qui vicino in città. Il CDA è composto dall'avvocato Colaiocco, presidente, dall'avvocatessa Antonella Filomena Fantini, che è comparsa ma adesso non la vedo più, e dalla dottoressa Patrizia Di Primio dell'Ordine dei Commercialisti, dal dottore Teodoro Ivano Calabrese di Confindustria Chieti Pescara e dal professore Angelo Cichelli in rappresentanza dell'Università d'Annunzio, che però non è potuto essere presente oggi, e io svolgo il ruolo di segretaria. Il CTS è formato, come ha già detto Camillo, dalla dottoressa Maria Di Girolamo e Arianna Manzi e dal dottor Viscardo Murri, che poi magari farà un commento sulle sue. Ok, vediamo un po' come fa. Ok, allora il concorso che è stato fatto, bandito nel febbraio scorso, era nelle intenzioni del Comitato Tecnico e del CDA, destinato alle 33 migliori tesi di dottorato di ricerca in campo biomedico conseguito presso l'Università Abruzzese nel 2017, che vuol dire il 29esimo ciclo, se non sbaglio. Hanno presentato domanda ben 30 giovani delle tre università abruzzesi con un'età media di 30 anni, quindi c'è stata una risposta, anche se il premio era piuttosto modesto, insomma era un premio di 1000 euro a persona, però insomma questa cosa ha suscitato interesse, perché non sono molte le iniziative a favore dei giovani, direi. Adesso poi i cattedratici che sono qui presenti faranno i loro commenti. I vincitori sono il dottore Marco Vincenzo Russo di Catania. Cioè, questi magari hanno fatto all'università
Marco l'ha fatta a Catania appunto, però il dottorato l'hanno svolto appunto a Chieti, il dottorato in neuroscienza e imaging presso il Dipartimento di Neuroscienza e Imaging e Scienze Cliniche dell'Università d'Annunzio. La dottoressa Mariella Lauriola di Manfredonia, che è un dottore in neuroscienze cliniche, una tesi soprattutto di argomento clinico, sempre a Chieti, e il dottore Jorge Guerra Pires di una città del Brasile, che ha svolto la sua tesi presso il Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila, che lavora in questo campo in collaborazione con lo IASI CNR di Roma. Allora, giusto per darvi un'idea, anche perché poi verranno proiettati i video di queste persone, ma alcuni non sono proprio felicissimi. Marco Vincenzo Russo appunto ha un dottorato in neuroscienza e imaging del Dipartimento di Neuroscienze e Imaging e Scienze Cliniche, ha svolto la sua tesi presso il Centro Studi sull'Invecchiamento al CESI di Chieti, avendo come coordinatore il professore Romani, che adesso è in pensione, e come tutore la professoressa Emma Di Carlo. Quindi è un argomento a metà strada tra la biologia di base e le neuroscienze. Il titolo della tesi è il ruolo dei fattori di trascrizione SOX e SNA12 nella progressione del carcinoma prostatico. Attualmente Marco si trova come postdoc all'Istituto di Genetica dei Tumori alla Columbia University di New York, e ha mandato appunto questa foto piuttosto significativa. Ce ne sono tante, ma insomma poi... Allora, questo è a sinistra il CESI e a destra è un'immagine della Columbia University. C'erano anche delle immagini ancora più suggestive ovviamente di New York, ma non ho voluto farvi sognare troppo, quindi ci limitiamo a questo. Lauriola, come dice lei, ha un dottorato di ricerca in neuroscienze cliniche, conseguito sempre presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell'Università di Chieti, e ha svolto la sua tesi presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche, ITAB, a Chieti, avendo come tutor il professore Armando Tartaro, che è qui presente. Il titolo della tesi è Subjective Cognitive Decline, Neuropsychological Sleep ed Imaging Study, uno studio che riguarda la malattia di Alzheimer. Attualmente lei è già psicologa abilitata, sta facendo tirocinio per psicoterapeuta presso una struttura privata che si chiama La Selva Monumentum for Mental Health a Palo Alto, San Francisco, California. Di lei, vabbè, qui è scappata l'immagine del ponte di San Francisco, e a sinistra l'Università di Chieti. Quindi anche noi però abbiamo il mare, non solamente questi qua. Sì, no, vedo questi ragazzi, le immagini che me ne hanno mandate tante, poi non mi sembrava il caso, anche per non dilungarmi troppo, stanno bene, insomma, cioè la vita è di soddisfazione dove sono. Era anche qui, ma insomma lì è che Jorge Guerra Pires ha fatto il dottorato in Ingegneria e Scienze dell'Informazione presso il Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università dell'Aquila, in collaborazione con lo IASI CNR, che, se ho capito bene, è una struttura interdisciplinare tra Roma e L'Aquila, e col professore Costanzo Manes e il dottor Pasquale Palumbo, e poi c'è il dottore Borri che è presente, quindi parleranno più tardi. Il titolo è Mathematical Modeling in Energy Homeostasis, Appetite Control and Food Intake with a Special Attention to Ghrelin. Anche qui quindi un modello matematico per lo studio del controllo dell'appetito. E Jorge adesso è un postdoc alla Federal University of Bahia, Salvador, Bahia. Anche questi tutti posti da sognare, direi. A sinistra Coppito, non ho messo le altre foto che ho ricevuto per non appesantirvi naturalmente, e a destra invece questa Università Federale di Bahia, che è una delle più antiche città brasiliane. Bene.
Vabbè, quindi la Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita Onlus sostiene la ricerca scientifica biomedica abruzzese. Nel corso del 2017-18 sono stati erogati fondi per progetti di ricerca scientifica in campo biomedico e assegnati premi per le migliori tesi di dottorato di ricerca presso le università abruzzesi. Prima la Fondazione sosteneva la ricerca del Mario Negri, il Mario Negri purtroppo non esiste più e quindi adesso cerchiamo di sostenere l'attività di ricerca delle università abruzzesi che è di buon livello. Di alto livello, però naturalmente anche noi abbiamo bisogno di un sostegno e quindi rivolgo anche a voi un appello, se non avete ancora fatto la dichiarazione dei redditi, a firmare nella casella, nel riquadro ricerca scientifica università, per inserendo il codice fiscale della fondazione che è 900 144 20 690. Anche questo secondo me è un aspetto importante, cioè, mi sembra che la ricerca, che insomma appunto proprio leggendo queste tesi insieme con il comitato, e poi in realtà c'è anche già un altro progetto, sono stati assegnati ben 3 fondi per progetti di ricerca sempre in campo scientifico, noto che la ricerca tocca degli argomenti importanti, però è una ricerca che non viene pubblicizzata, credo quasi in nessun modo, quindi forse il nostro scopo è anche quello di rendere visibile agli occhi e alle orecchie della gente quello che possiamo fare, perché è una cosa importante, cioè non è stare chiusi in una stanza o in un laboratorio pensando così a se stessi, ma è qualcosa che normalmente viene fatto con l'intenzione di creare qualcosa di utile, di aumentare le nostre conoscenze, di essere utili. Quindi non ho bisogno, penso, di dire queste cose a voi che siete qui presenti e che siete già sensibili all'argomento, però è una cosa che veramente bisogna fare. Grazie. Adesso, dunque, il programma prevede che il professore Cosimo Del Gratta, del Dipartimento che è il coordinatore del dottorato di ricerca di neuroscienze e imaging dell'Università d'Annunzio, e faccia una breve presentazione. Quindi procediamo. Vuoi fare tu direttamente? Va bene, grazie, sì. È un po' ballerino. Com'è? Sì, c'è. Okay. Questa è un po' più carina dell'ITAB che io non ho trovato. Come? Ok, allora prima di tutto vorrei ringraziare tutti voi di essere qui, la dottoressa Poggi per l'invito, e vorrei quindi cogliere questa occasione per presentarvi brevemente il dottorato di ricerca. Spero che sia effettivamente breve, di non annoiarvi con delle questa foto che vedete qui è una foto del gruppo di ricerca dell'ITAB di qualche anno fa, di ITAB e Dipartimento insieme. Come si fa? Con questo qui. Ok. Allora, le finalità del nostro dottorato in neuroscienze e imaging, è offrire una formazione di terzo livello, di alto profilo nel campo dell'imaging biomedico, e di fornire conoscenze teoriche e tirocini per lo sviluppo di strumentazione, le tecniche di analisi e applicazioni a studi di base e clinici. E poi di formare ricercatori con competenze interdisciplinari in vista di una carriera accademica, ospedaliera o libera professione. Scusate, ma non mi ricordo bene quello che avevo fatto. E allora, un po' di storia brevemente. Il primo nostro dottorando ha iniziato nel 1998, l'anno in cui è stato accreditato per la prima volta il dottorato, che aveva il titolo di tecnologie biomediche ed era principalmente rivolto allo sviluppo di strumentazione e ai metodi di analisi.
Successivamente il dottorato si è allargato a comprendere componenti dell'università che erano interessate all'applicazione dell'imaging nella psicologia, nella psichiatria, nella neurologia, nell'imaging cellulare, e il dottorato è stato organizzato in diversi curricula. C'era il curriculum metodologico, quello psicologico, quello clinico e quello cellulare. Adesso è un unico dottorato interdisciplinare e abbiamo un'unica prova d'ingresso e tutti gli studenti, anche di diversa estrazione, hanno lo stesso percorso formativo. Il dottorato, una parte fondamentale del dottorato è la possibilità di svolgere le ricerche presso l'Istituto di Tecnologie Avanzate, che è un istituto, un centro dell'Università Gabriele D'Annunzio, e in cambio naturalmente il dottorato fornisce nuovo personale, molti dottorandi sono rimasti da noi, anche se è vero che molti sono anche andati all'estero. E allora, queste sono le principali linee di ricerca: sviluppo di strumentazione innovativa, metodi di analisi, integrazione multimodale, che vuol dire mettere insieme diverse tecniche che hanno specificità diverse, per esempio diverse risoluzione spaziale e temporale, per trarre la massima informazione dalla combinazione di queste tecniche, per esempio la risonanza magnetica funzionale insieme all'elettroencefalografia, la connettività funzionale, che è lo studio delle connessioni tra aree del cervello, la trattografia, che consiste nell'uso della risonanza magnetica in diffusione per ricostruire la connettività anatomica, poi neuroscienze cognitive, neuroscienze cliniche, e qui vedete alcune immagini riguardanti. Chiunque può venire all'ITAB per fare esami clinici o... Allora, all'ITAB è c'è una risonanza magnetica che è sotto in parte il controllo della ASL, dove vengono fatti esami di risonanza, e poi cose particolari naturalmente che non fanno parte delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, vengono fatte nell'ambito della ricerca, e quello può essere gestito direttamente dai medici che sono responsabili di queste ricerche. In particolare, per esempio, c'è un'attività di ricerca che si occupa del mapping prechirurgico, per il quale sono stati fatti numerosi studi di pazienti, e c'è un database piuttosto ampio. Quindi l'Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche, dicevo, è nato nel 92 grazie a un finanziamento dell'Unione Europea, un progetto STRIDE per le regioni meno favorite dell'Europa, diciamo il Mezzogiorno. A quei tempi l'Abruzzo faceva ancora parte del Mezzogiorno, adesso non più, e mi ricordo che presentammo questo progetto senza nessuna speranza, invece lo abbiamo vinto, abbiamo ottenuto un grosso finanziamento per l'acquisto di un tomografo risonanza magnetica e un nuovo sistema per magnetoencefalografia. E l'università, a quei tempi il rettore era il professor Roberto Crescenti, ha deciso il cofinanziamento di questo progetto, perché era necessario che l'università partecipasse, e ha partecipato sotto la forma delle strutture edilizie che poi hanno ospitato e che vedete in questa fotografia. È un edificio di 5 piani dove ci sono dei locali, c'è un locale per la risonanza, uno per la magnetoencefalografia e poi altre aree dove si trovano altre tecniche. E purtroppo per motivi burocratici italiani e legati anche in parte alla vicenda di Mani Pulite, che ha rallentato molte cose, che iniziava proprio in quel periodo, e abbiamo iniziato a operare solo nel 98, e poi successivamente
praticamente abbiamo ampliato la strumentazione. Adesso abbiamo la cosa bella di questo istituto è che nello stesso edificio, anzi nello stesso piano, abbiamo tutte queste diverse strumentazioni: risonanza magnetica, due tomografi a risonanza magnetica, la magnetoencefalografia, l'EEG ad alta densità con 128 canali, la stimolazione transcranica magnetica, la spettroscopia nel vicino infrarosso per lo studio dell'emodinamica cerebrale e la termografia che studia la perfusione nei tessuti superficiali. E diciamo che questo è un laboratorio abbastanza unico in Italia, avere tutte queste cose tutte insieme, tutte vicine, non bisogna sottovalutare questo fatto. Il dottorato ha numerosi contatti e collaborazioni internazionali con altri centri di ricerca. Abbiamo avuto finanziati diversi progetti dell'Unione Europea di formazione. Nel 2004 siamo stati un centro Marie Curie, nel 2006 abbiamo fatto il dottorato è stato internazionalizzato con un progetto MUIR con altre 14 istituzioni internazionali. Nel 2005 abbiamo ospitato un'accademia importante per 3 anni che ha svolto la sua ricerca da noi e ha contribuito a diverse tesi di dottorato. Nel 2008 c'è stato un progetto sulla connettività funzionale, progetto di ricerca che però aveva anche delle borse associate, e recentemente abbiamo partecipato a due altri progetti per la strumentazione, MEG MRI per un prototipo di strumento che fa sia la magnetoencefalografia che la risonanza magnetica, e BreakBen che è la prosecuzione del precedente per lo studio la mappatura delle correnti cerebrali durante l'attività cerebrale. E infine un progetto di formazione che si chiama BioMap, per il quale abbiamo due borse di dottorato internazionale nell'ambito della fisica medica e bioingegneria. Questo è iniziato proprio quest'anno. Infine il dottorato avrà un ruolo anche nel progetto che è iniziato quest'anno, il Dipartimento d'Eccellenza, che è stato, per il quale è stato accreditato il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Clinico, nel quale è incardinato il dottorato. È stato selezionato dal MUIR e riceverà un grosso finanziamento nel quinquennio 18-22 per il potenziamento della strumentazione, acquisizione di nuovo personale e l'argomento, diciamo non l'unico però il principale, lo sviluppo di applicazione RM per studi della fisiologia. E il dottorato partecipa a questa cosa per la realizzazione di un percorso MD-PhD che sarebbe praticamente una fusione della laurea in medicina con il dottorato, cioè gli studenti iniziano durante la laurea in medicina a studiare degli argomenti del dottorato e poi passano direttamente al dottorato guadagnando un anno e escono con il dottorato di ricerca. Va bene, quindi questo è tutto, questo è per concludere, quello che ci proponiamo di fare è continuare a reperire i fondi, perché i fondi anche per il dottorato si restringono continuamente. Una possibilità è la collaborazione con l'industria, per esempio adesso ci sono fino al 2020 dei progetti di dottorati innovativi a caratterizzazione industriale che vengono fatte in collaborazione da un lato con industrie italiane e dall'altro con centri accademici o industrie europee.
o straniere, non so, forse anche fuori dall'Europa. Infine, un nostro obiettivo è di aumentare l'attrattività per studenti che vengono da fuori, sia da fuori regione che dall'estero, perché questo è un modo di da un lato un modo di farsi conoscere, ma è anche un modo di attirare delle persone cercando di riuscire a farle rimanere. Va bene, quindi vi ringrazio e spero di non avervi... Bene. Buonasera a tutti, io sono Marco Vincenzo Russo, mi scuso per non essere lì presente con voi, ma mi trovo in America per completare i miei studi e spero appunto di poter tornare in Italia con un bagaglio scientifico arricchito. Oggi vi parlerò della tesi dottorato che ho svolto presso l'Università d'Annunzio sul ruolo dei fattori di trascrizione SOX2 e SNE2 nella progressione del carcinoma prostatico. Perché appunto la scelta del tumore alla prostata? La scelta risiede nel fatto che il tumore alla prostata rappresenta la seconda causa di morte nella popolazione mondiale maschile. Ed esso è una patologia, appunto si presenta come una patologia piuttosto eterogenea che in certi casi appunto può avere un decorso rapido e fatale. La causa principale di mortalità per tumore alla prostata è determinata dal fenomeno della metastatizzazione, cioè piccoli gruppi di cellule o addirittura singole cellule che si staccano dal tumore principale e vanno a invadere altri tessuti determinando appunto l'insorgenza di altri tipi di tumori. Gli obiettivi della ricerca appunto che ho condotto presso l'Università d'Annunzio sono stati principalmente quello di identificare quelli che sono i meccanismi molecolari di questo fenotipo, quindi di questo carattere aggressivo del tumore prostatico e in particolare mi sono focalizzato sullo studio di due fattori di trascrizione, SNE2 e SOX2, poiché in altri tipi di tumori era stato visto che questi fattori avevano un ruolo importante e quindi ci siamo chiesti se anche nel tumore alla prostata questi due fattori potessero avere o meno un ruolo importante e quale potesse essere appunto questo ruolo. La conclusione appunto di questo lavoro è stato che innanzitutto abbiamo avuto la possibilità di ampliare le conoscenze su questi fattori nel tumore alla prostata e in particolare cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che questi due fattori hanno la capacità di regolare e di influenzare quelli che sono i sistemi dei geni coinvolti nella staminalità, nella differenziazione neuroendocrina, appunto che è un particolare tipo di carattere, diciamo, che il tumore alla prostata in certi casi assume, che è appunto quello più aggressivo, e nella metastatizzazione. I nostri dati sono stati ampiamente studiati anche nei pazienti, infatti disponevamo di un buon numero di casi di pazienti e abbiamo proposto questi due fattori come biomarcatori in campo clinico e li abbiamo appunto anche proposti come possibili target terapeutici. Con immenso piacere ringrazio il laboratorio di anatomia patologica dell'Università d'Annunzio, diretto dalla professoressa Emma Di Carlo, in cui ho svolto questo lavoro di tesi. Ringrazio le collaborazioni con la chirurgia multidisciplinare della Santissima Annunziata e con il laboratorio di oncologia dell'Istituto Gaslini. Inoltre ringrazio ovviamente la Fondazione per il premio che mi è stato dato per questo lavoro di tesi, che premia lo sforzo che comunque ho fatto durante questi anni di dottorato. Ringrazio l'Università d'Annunzio che mi ha permesso di svolgere i 3 anni di dottorato neuroscienze e ringrazio la fondazione, quindi l'associazione poi AIRC, che mi ha dato la possibilità di poter venire qui in America per ampliare le mie conoscenze e quindi migliorarmi da un punto di vista scientifico. Ovviamente ringrazio anche voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Buonasera a tutti, mi presento, sono la dottoressa Mariella Lauriola in diretta da San Francisco, California.
Mi dispiace non poter essere lì presente per questa premiazione da parte della Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita, ma ringrazio l'organizzazione e la dottoressa Poggi per la possibilità appunto di questo video. In particolare volevo parlarmi del mio lavoro di tesi di dottorato. Il mio dottorato si è svolto presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. E appunto il mio lavoro nasce appunto dalla passione per il lavoro clinico con gli anziani e per la prevenzione delle demenze di tipo Alzheimer. In particolare, il mio lavoro di dottorato, si è concentrato sullo studio degli anziani sani, il loro sonno e l'utilizzo di tecniche di neuroimmagini. Ciò che, gli anziani sani con cui ho lavorato, alcuni di loro, presentavano un declino cognitivo soggettivo, cioè un declino cognitivo rilevabile non dalla testistica neuropsicologica, ma soltanto percepito a livello soggettivo, e altri di questi anziani erano ugualmente normali a livello cognitivo, non c'erano assolutamente anomalie nella testistica neuropsicologica, ma non presentavano questo declino cognitivo soggettivo. Ciò che è emerso dal mio studio di neuroimmagini e sonno è che l'unica differenza tra questi due gruppi, anziani con declino cognitivo soggettivo e anziani senza declino cognitivo soggettivo, era che quelli con declino cognitivo soggettivo effettivamente ed oggettivamente dormivano peggio e dormivano meno. E qual è l'importanza di questo risultato? A livello clinico, è che praticamente il sonno è un fattore di rischio controllabile. I clinici possono assolutamente aiutare gli anziani a dormire meglio e poiché il sonno è un fattore di rischio per le demenze di tipo Alzheimer, è fondamentale che i clinici siano consapevoli di questo e che effettuino un monitoraggio di tutti gli anziani che si recano appunto in ospedale. Effettuino appunto un monitoraggio del sonno di questi anziani per prevenire appunto le demenze di tipo Alzheimer, perché è sempre più studiato come appunto il sonno interferisca con le funzioni cognitive, ma in particolare sia un fattore di rischio per l'Alzheimer. Quindi questo è il motivo per cui questo studio è appunto molto importante a livello clinico, non solo a livello di ricerca. Questi risultati sono stati presentati in conferenze internazionali, in particolare nella conferenza internazionale per l'Alzheimer Association, e sono stati anche pubblicati dall'Alzheimer and Dementia, dalla rivista Alzheimer's and Dementia, che è appunto una rivista internazionale sulla demenza di tipo Alzheimer, per la loro appunto importanza a livello clinico e scientifico. E questo adesso appunto volevo parlarvi, volevo appunto ringraziare le persone che hanno reso possibile questo lavoro. Prima di tutto il mio supervisore, il professor Armando Tartaro, che mi ha supportato sempre costantemente, ma anche i miei colleghi, il dottor De Lipizzi, il dottor Esposito, il dottor Londrillo, il dottor De Zambotti, ma anche e soprattutto gli organizzatori dell'Università della Terza Età dell'Abruzzo che hanno permesso il reclutamento dei partecipanti, come ad esempio la signora Marilina Di Giovanni, la signora Liliana Ciccotelli, la Stefania Di Lorenzo, Assetta Anna, il signor Tini Giuseppe. Tutti loro sono stati fondamentali, assieme ai partecipanti che sono stati i miei angeli, sono venuti 4 volte tutti quanti presso l'ITAB, l'Istituto delle Tecnologie Avanzate Biomediche a Chieti, dove si è svolto appunto l'esperimento per la raccolta dati di sonno, di risonanza magnetica, di testistica neuropsicologica. Sono stati eccezionali e io ringrazio tantissimo tutti loro per la loro partecipazione. Io al momento risiedo appunto, come vi dicevo, in California, sto lavorando per diventare psicoterapeuta qui, sto terminando le mie ore di tirocinio per poter fare l'esame di Stato e diventare una psicoterapeuta abilitata negli Stati Uniti. E sono qui appunto con mio marito ormai da 3 anni, ho la carta verde e rimarremo qui ancora per qualche anno, ma il nostro sogno sarebbe quello di tornare in Italia in futuro, carichi di queste esperienze all'estero e appunto di poter dare un contributo in Italia. Anche mio marito è un ricercatore, io ormai mi sto spostando più sull'ambito clinico, però la ricerca è molto molto importante. E nulla, volevo ringraziare tutti. E volevo appunto dare un saluto enorme all'Abruzzo, che è una terra fantastica, e mi manca tantissimo, e vi ringrazio tutti per la vostra attenzione e buona serata.
Devo dire che rivedo Mariella con una certa emozione, perché ormai sono 2 o 3 anni, anche se ci sentiamo spesso, perché questo lavoro abbiamo pubblicato solo una parte dei dati che abbiamo acquisito in questi 3 anni di dottorato. Quando siamo praticamente sempre in commissione, io, il professor Del Gratta e gli altri colleghi, all'epoca anche il professor Romani, il coordinatore del nostro dottorato internazionale, abbiamo conosciuto personalmente, ho conosciuto Mariella, io mi sono sempre occupato del curriculum clinico, della parte clinica del dottorato, pur essendo Mariella una psicologa, quindi non un medico, che, con cui sempre mi sono interfacciato nella valutazione, io sono rimasto veramente molto favorevolmente impressionato. Mariella è una giovane signora, una ragazza molto veramente ricca di iniziativa, di entusiasmo, con tante belle idee, con una ottima preparazione. Lei è venuta con questo progetto. In quel periodo, diciamo, ormai passiamo a parlare di 5-6 anni fa, era venuto fuori questo studio fatto su cavie, su piccoli animali da laboratorio, che se deprivate dal sonno, quando venivano deprivate dal sonno, si accumulava nel loro sistema liquorale, quindi nel sistema di depurazione, uso termini diciamo così meno tecnici possibili, del metabolismo, dalle scorie del metabolismo, delle cellule nervose, si accumulano delle sostanze ben note che poi sono anche implicate, in modo ipotetico ancora, implicate nella determinazione dell'insorgenza della malattia di Alzheimer. E allora l'idea di Mariella è stata quella di andare a vedere cosa succede nelle persone anziane che dormono un po' meno e che vengono da noi, con semplicemente riferendo quello che un po' tutti, no, ad una certa età avvertiamo, cioè una sensazione soggettiva di deficit immediato di memoria di lavoro, diciamo così, è una cosa molto comune. Siamo andati a cercare queste persone nell'università della terza età, quindi persone ancora molto brillanti dal punto di vista intellettivo, e abbiamo chiesto, dopo aver avuto le approvazioni dalla commissione d'etica, comitato d'etica del nostro locale, siamo partiti mettendo su da una parte un sistema di registrazione del sonno, acquistando con mezzi nostri della ricerca, perché l'ITAB ha sempre avuto dall'inizio questa caratteristica che è abbastanza rara nel sistema di ricerca nazionale. L'ITAB ha avuto pochissimi contributi ufficiali, istituzionali, per il suo funzionamento da parte dell'università, meno del 10% di quanto l'ITAB ha investito e investe annualmente nella formazione della ricerca, ma l'ITAB va avanti cercando fondi di finanziamento, quelle che ha fatto vedere il professor Del Gratta, molto importanti, ma anche offrendo un servizio sanitario complementare al servizio sanitario regionale, non solo, perché noi abbiamo avuto anche convenzioni con strutture sanitarie extra regionali, dato che l'ITAB è dotata, come ha fatto vedere il professor Del Gratta, di strutture, di tecnologie molto avanzate, quindi ricerca clinica. Quindi con questi mezzi che noi abbiamo messo a disposizione a Mariella, al progetto di Mariella, comprando dei sistemi di registrazione durante il sonno, una cosa banale, un piccolo braccialetto che registra i movimenti, e quando il soggetto dorme questi movimenti si riducono e diventano di un certo tipo, quindi esistono dei software che ci dicono quanto ha dormito il soggetto e come ha dormito. Quindi venivano da noi, facevano dei test psicologici, valutavamo se c'era questo deficit di memoria. Non sto parlando di pazienti, parlo di persone normali, non è stato uno studio su pazienti,
Purtroppo poi alcuni di loro sono diventati pazienti, ma all'inizio erano tutti volontari sani. Quindi davamo l'attigrafo, se lo portavano a casa, se lo tenevano per una settimana, dormivano nel loro letto senza nessuna interferenza, poi portavano l'attigrafo che noi analizzavamo, Mariella analizzava, e poi facevamo la risonanza magnetica funzionale, studiando quelle cose che ha detto il professor Del Gratta, cioè le connessioni tra le varie aree del cervello, la microstruttura del cervello. Per cui la prima parte, la parte più clinica, cioè le connessioni tra il sonno e la memoria, è stata già pubblicata, è stata pubblicata a dicembre dello scorso anno, molto apprezzata, su una rivista di Impact Factor medio-alto del settore, e abbiamo ancora dati da continuare ad analizzare e da, diciamo così, lo studio va ancora avanti. Abbiamo fatto un follow-up a 2 anni di questi soggetti, tutti quelli che siamo riusciti a reclutare, abbiamo portato questi lavori ad alcuni congressi internazionali e quindi continuiamo a lavorare su questo filone molto importante, perché ha un ritorno, un impatto sociale veramente importante, con numeri molto alti dal punto di vista della casistica, sperando di continuare ad avere i contributi. Grazie a Mariella, grazie all'entusiasmo e a tutta la, diciamo così, la curiosità soprattutto che Mariella ci ha trasmesso nel voler continuare questo progetto. Solo una curiosità, siccome diciamo alcuni di noi vanno verso questa età, di cosa dobbiamo preoccuparci? Se dormiamo male, se perdiamo la memoria, è quello che capisco, o è normale? Quindi bisogna cercare di presentarla. Involuzione cerebrale legata. Involuzione cerebrale legata al passaggio, al passare degli anni, è qualche cosa con cui dobbiamo fare tutti i conti, è la vecchiaia, però ci dobbiamo ricordare che la vecchiaia è sempre il male minore. Per quanto possa essere, diciamo così, non accettata e accettabile, è comunque sempre il male minore. Tutto ciò serve anche per cominciare a identificare dei biomarcatori clinici, quindi psicologici, con i test neuropsicologici, ma anche dal punto di vista della qualità del sonno, dal punto di vista della risonanza magnetica, che è uno strumento non invasivo, è uno strumento veramente una delle migliori acquisizioni della medicina degli ultimi decenni, proprio per la sua non invasività, permette di studiare anche soggetti normali, volontari. Prima riusciamo a capire se c'è una degenerazione invece che una involuzione del cervello, e prima interveniamo, più possiamo rallentare questo fenomeno che può essere fisiologico, ed è così, non possiamo fare nulla, ma può essere patologico, e oggi abbiamo pochi farmaci, non sicuramente sono armi spuntate contro l'Alzheimer, non sono efficaci, ma abbiamo capito che prima le usiamo, prima introduciamo il paziente su un percorso, diciamo così, riabilitativo, anche neuropsicologico, e più abbiamo possibilità di allungare questo stato di benessere, perché la salute oggi viene definita dall'OMS uno stato di benessere psicofisico, non solo, come si diceva prima, di assenza di malattia, ma di benessere psicofisico. Quindi è una ricerca utile sicuramente. Bene, grazie. Non so se qualcuno dell'uditorio vuole, ha qualche curiosità, vuole fare qualche domanda? No. Va bene, allora ringraziamo. Sì, c'è la parte che riguarda, dovrebbe venire il professore Manes, perché passiamo alla terza presentazione, che è quella di questo ragazzo brasiliano che si chiama Jorge Guerra Pires. Dunque, forse lui vuole fare prima facciamo prima il video, oppure va bene. Come vuoi fare? Ciao a tutti, io mi chiamo Jorge,
adesso no Brasile, tornato a Brasile perché la borsa di studio che aveva era brasiliana e aveva questa regola che dopo aver finito il dottorato dovevo tornare a Brasile. Questo per me è stato davvero grande quando ho ricevuto l'email, è stato grande perché questo ha dato più o meno la mia idea che questa ricerca ha il potenziale, che devo andare avanti con questo lavoro, che non devo mollare, che devo seguire con questo lavoro. Il futuro che aspetto per me è la possibilità di andare avanti con il mio lavoro, fare contribuire per l'uso dei modelli matematici sulla medicina e la biologia, che è stato questo l'argomento della mia tesi di dottorato di ricerca. Pensate che avete un sistema, questo sistema deve avere, vogliamo fare un modello matematico per questo sistema. Questo modello matematico che vogliamo fare deve descrivere come questo sistema evolui, la modifica temporale, the time change di questo sistema, come questo sistema evolui nel tempo. Adesso abbiamo un sistema in questo punto, dopo un po' di tempo abbiamo questo sistema in altro punto. Questa è più o meno l'idea. La immagine che abbiamo è questa integrazione del sistema biologico. Questa è la sfida. Ho cercato di contribuire per questa sfida sul campo del controllo del peso e dell'appetito. Quindi se mangi un cibo, il tuo corpo risponde. Almeno se sei in uno stato normale del tuo corpo, perderà il tuo appetito e dopo non vuoi mangiare più, e dopo avrà la voglia di mangiare. Ma come possiamo fare un modello matematico per scrivere questo? Come puoi vedere sulla mia tesi di dottorato, ci sono tanti ormoni. Quindi qui è possibile vedere che ci sono tanti ormoni che ho trovato sulla letteratura, ho fatto la ricerca di letteratura, e sono tutti correlati con il controllo del cibo, con la voglia di mangiare, metabolismo, controllo delle glicose, del peso del corpo, del body weight. Quindi vedi che è una roba davvero complessa, sono tutti collegati. Quindi questo è un dei contributi della mia tesi, il fatto che essere cieco con l'idea di fare un modello matematico del futuro. Quindi come possiamo scrivere questa roba? Per il mio dottorato ho cercato di fare due contributi. Uno di fare una ricerca della letteratura e trovare tanti ormoni che possono contribuire per questo. E organizzare questo ormone in modo logico, come puoi trovare sulla tesi, e con la possibilità di creare un modello matematico per descrivere tutto questo insieme, essere una specie di virtual human, un umano virtual, per questo problema. E come contributo più dell'area matematica, ho cercato di scegliere uno di questi ormoni e lavorare con questo ormone, cioè la grelina. La idea iniziale era lavorare con più di uno, comunque le difficoltà hanno venuto e dopo è finito la ricerca. In questo schema abbiamo l'idea del feedback fra il stomaco e il cervello. Quindi il cervello nell'ipotalamus, nel cervello, c'è il centro del cibo, questo risponde allo stomaco e lo stomaco risponde al cervello con la grelina. In questo schema abbiamo l'idea del modello della grelina, che è nella mia tesi. Tu hai il cibo va sullo stomaco, dopo sullo small intestine. Questo potrebbe andare per il bloodstream, ma non abbiamo fatto questo modello nella tesi. E questo esce, quindi il modello c'entra qui, in questa parte. E per concludere, vorrei ringraziare i miei relatori per tutta la pazienza e tutto questo tempo che abbiamo lavorato insieme, in speciale Costanzo Manes. Per lavorare con me, avere tutta la pazienza, Pasquale Palumbo anche.
Professore Costanzo Manes, che appunto darà la sua... Aspetta, qual era? Allora, abbiamo cominciamo con... Questo è il PowerPoint. Sì. E poi c'è poco. No, no, facciamo così. Sì, allora io... Chiaramente, sente? Sì. Mi ha chiesto se avessi dovuto fare l'esposizione in italiano o in inglese. Non so qual è il risultato, come è stato. Vi assicuro, anche l'inglese sarebbe stato anche peggio. Ha citato la pazienza che ho avuto il ragazzo, perché in effetti ho dovuto impegnarmi abbastanza per stabilire un contatto, perché il suo inglese è paragonabile un po' all'italiano. Un ragazzo molto volenteroso, un gran lavoratore. Dunque, questa ricerca... Sì. Allora, io avevo due presentazioni, una del dottorato in generale e un'altra un po' sul lavoro di Giorgi, perché diciamo avrei voluto inquadrare la sua attività, che appunto, come leggete, si tratta della modellistica matematica del sistema di regolazione del bilancio energetico negli esseri viventi, in particolare nell'uomo. E questo lavoro, lui ha fatto un grande lavoro di ricerca bibliografica individuando tutti gli attori molecolari coinvolti sulla base della letteratura scientifica in ambito medico, e in particolare poi si è concentrato sulla grelina. Questo lavoro è nato da una collaborazione in realtà con l'Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica del CNR. Quindi forse prima di dire qualcosa, magari spero, di più comprensibile sulla sua attività, vorrei proiettare la parte relativa al dottorato e alle collaborazioni, per capire poi come nasce un lavoro che in effetti riguarda... Un dottorato in... Il nostro dottorato è in ingegneria scienze dell'informazione, quindi la domanda è come mai ci si occupa di questa modellistica in ambito biomedico. E però non riesco, eccolo qua, duplichiamo. Ed ecco qua, elaborazione. È venuto bene un po' ristretto, c'è un modo di allargarlo. Vabbè, viene un po' deforme. Quindi abbiamo questo dottorato in ingegneria scienze dell'informazione all'Aquila, su cui volevo fare una piccola presentazione. Questa presentazione mi è stata un po' elaborata dal coordinatore del dottorato, la professoressa Maria Domenica Di Benedetto. Questo è un dottorato che è stato attivato per la prima volta nel 2012-2013, però in realtà all'Aquila avevamo in precedenza un dottorato in ingegneria elettrica e dell'informazione. Successivamente ci sono state delle scorporazioni, quindi l'attività nell'ambito informazione era in altri dottorati. Qui per il primo anno è stato creato questo dottorato in modo indipendente dal Dipartimento di Ingegneria, Scienze dell'Informazione e Matematica. Anche questo è un dipartimento di nuova istituzione a seguito della legge Gelmini, in cui ci sono stati i riordinamenti dei dipartimenti, la chiusura delle facoltà, e i dipartimenti si sono un po' ristrutturati, quindi sono confluiti docenti dal vecchio Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Informazione, dal Dipartimento di Informatica e dal Dipartimento di Matematica. Questo dipartimento, quindi, col supporto di un centro d'eccellenza che abbiamo all'Aquila, il DUS, Design Methodologies for Embedded Controllers Wireless Interconnected System on Chip, nel 2001 nasce questo centro d'eccellenza, e le attività nell'ambito dell'informazione sono attive già da questi anni, con delle scuole di alta formazione, ci sono primi spin-off in area ICT. Quello che vorrei dire è che
spesso magari io mi trovo nelle scuole a fare orientamento e non è chiaro tanto cosa sia l'ingegneria dell'informazione. Adesso in un consesso come questo magari c'è qualcuno più esperto, però ecco, quello che voglio dire è che l'ingegneria dell'informazione, che era un po' la vecchia ingegneria elettronica, un tempo io stesso sono ingegnere elettronico, l'elettronico era un elettronico indirizzo telecomunicazionista, informatico, automatico, c'era anche l'elettronico. Il core business, ciò che interessa all'ingegnere elettronico in realtà era l'informazione contenuta nel segnale, nei segnali di qualunque tipo, elettrico, ma non solo elettrico, diciamo il segnale elettrico, l'elettricità è un metodo tuttora di un supporto fisico per l'informazione. Questa informazione viene acquisita da altre grandezze fisiche, che possono essere di qualunque tipo, perché ovviamente l'energia dell'informazione, ecco la particolarità, è trasversale su tanti campi di applicazione, quindi ovunque ci siano grandezze fisiche che contengono informazione, questa informazione va acquisita, va elaborata, va memorizzata, eventualmente trasmessa. E parliamo per esempio delle apparecchiature che diceva il collega sulla risonanza magnetica, non è che è come una vecchia lastra in cui non c'è bisogno di grandi elaborazioni, una foto, il segnale acquisito elettromagnetico oppure nelle TAC, le acquisizioni varie che si hanno da diverse angolazioni sono dati grezzi in quantità enorme che vanno elaborate, l'informazione va estratta, diventa numero in un computer, quindi può essere elaborata, può essere ripresentata all'operatore umano in modo intellegibile, oppure ci sono tante situazioni in cui l'informazione nemmeno viene presentata all'umano, ma viene utilizzata per prendere decisioni automatiche. Questo è quello che succede nei sistemi automatici di controllo, come può accadere in 2000 applicazioni che abbiamo sotto gli occhi, la centralina dell'automobile acquisisce dati, li trasforma e prende decisioni sul funzionamento della macchina che noi non vediamo, che sono totalmente trasparenti a noi. Ho fatto un riassunto un po' di cosa è l'ingegneria dell'informazione, che viene tradotta in anglosassone in ICT, quindi questo acronimo ICT sta per Information and Communication Technology. Quindi il nostro dottorato in inglese si chiama dottorato in ICT, ICT. E molto privilegiato dall'Unione Europea. Sì, perché diciamo è trasversale su tutto. Quindi l'ingegnere dell'ambito ICT, io lo dico per esperienza perché sono il presidente del corso di laurea in ingegneria informatica e automatica. Gli ingegneri lavorano subito perché lavorano dappertutto, ogni azienda ha bisogno di persone in ambito ICT, quindi hanno tutte le reti di calcolatori, le apparecchiature comunicano tutte fra di loro, quindi si scambiano informazioni, acquisiscono dati e scambiano informazioni, quindi non è come l'ingegnere chimico che può lavorare solo in ambito chimico in aziende specifiche o viceversa, altri tipi di ingegneri, il biomedico che se deve andare in un distretto biomedico perché altrimenti non, diciamo l'ingegnere vecchio elettronico, ingegnere dell'informazione è una figura totalmente trasversale, ha una preparazione su tutte le tecnologie che coinvolgono l'informazione in tutti gli aspetti, quindi dall'acquisizione alla trasmissione, all'elaborazione, all'immagazzinamento, all'estrazione dell'informazione, perché l'informazione grezza è fatta da, immaginiamo, flussi video acquisiti da telecamere, per esempio nelle automobili a guida autonoma, vengono acquisiti milioni di dati, abbiamo fotografie che hanno un megapixel, cosa vuol dire che sono un milione di dati ogni foto, ma un milione no, moltiplicato per tre, perché ogni pixel sono tre livelli di colore, quindi 3 milioni di dati, una telecamera che acquisisce 25 frame al secondo, cioè 75 milioni di numeri da elaborare in tempo reale per estrarre informazioni. Una macchina, con le macchine che avremo a guida autonoma lo stanno facendo per ora nei laboratori, qualcuna per strada facendo anche qualche danno,
devono capire da tutti questi numeri alla fine la macchina davanti se sta frenando, se sta accelerando, quante ne sono, se la strada sta curvando o no. Quindi l'informazione finale estratta, elaborata, è piccola relativamente se la confrontiamo con i milioni di numeri che vengono acquisiti ogni secondo. Va bene, quindi per dire che ci sono tanti aspetti che possono essere studiati in ambito ICT, perché è veramente trasversale come. Qui ho alcuni dati su cui potrei non soffermarmi troppo, come il numero di borse, però per avere un'idea della dimensione del nostro dottorato, poi magari c'è una tabella. Ci abbiamo attività formative anche in collaborazione con il GSSI, con l'European Embedded Control Institute. Già dalla prima applicazione della legge del 45-2013 avevamo tutti i requisiti di accreditamento a posto, quindi abbiamo un collegio di dottorato abbastanza sicuramente di buon livello. Qui abbiamo, vi ho riportato in grafico, questo l'ho fatto io perché per far capire com'è l'accesso al nostro dottorato. Noi abbiamo come dipartimento tre lauree di primo livello, una appunto nell'ingegneria dell'informazione in tutti i suoi aspetti, appunto l'informatica, l'automatica, le telecomunicazioni, l'elettronica, elettronica. Abbiamo corsi di laurea in matematica e informatica che permettono l'accesso alle lauree magistrali. Da matematica abbiamo la laurea magistrale in matematica, ma anche la possibilità di accedere all'ingegneria matematica, che è un altro corso di laurea magistrale, dall'informatica all'informatica, ma abbiamo anche travasi da corsi di laurea diversi. Ecco, sul secondo livello abbiamo l'informatica automatica, le telecomunicazioni e l'elettronica. Tutte queste lauree in realtà poi possono confluire nell'ingegneria e scienze dell'informazione. Abbiamo un altro dottorato più focalizzato sulla matematica e sui modelli. Diciamo che il nostro dottorato in effetti ha molta matematica, una matematica più applicata rispetto al dottorato in matematica. Perché? Perché qualunque processo di estrazione e utilizzo dell'informazione passa attraverso i modelli matematici. Il modello matematico è lo strumento fondamentale, è il linguaggio comune che abbiamo tutti, e il modello è un punto di partenza per capire qualcosa su un meccanismo, ma anche per progettare quella che noi chiamiamo la parte di governo, quindi la centralina dell'automobile che governa il funzionamento della nostra automobile, ha bisogno dei modelli matematici di tutte le sottoparti per poterla farla funzionare. Sono finiti da tempo i tempi in cui le macchine erano strumenti meccanici, adesso sono più elettronici, più informatici, più ingegneria dell'informazione che ingegneria meccanica nelle nostre automobili. E così per tutti i dispositivi che conosciamo, le macchine fotografiche un tempo erano pezzi meccanici con delle ottiche, adesso c'è più elettronica in una macchina fotografica che quella che potete immaginare, perché certo c'è l'autofocus, il sistema deve decidere, elaborare l'immagine e decidere come ruotare, quindi attivare un motore elettrico in modo che l'ottica metta a fuoco la macchina. Poi i dati acquisiti devono essere memorizzati in una memoria, ripescati per ripresentarli all'utente. Quindi è tutta ingegneria dell'informazione con una minima parte che ovviamente è importantissima di meccanica e di ottica. Questi sono i nostri numeri, quindi per avere un'idea delle dimensioni del dottorato, circa una decina di dottorandi ogni ciclo, abbiamo numerosi dottorati internazionali, borse possono essere MIUR, progetti, borse PON, sono di diverso tipo. Qui sugli ultimi anni sui dottorati internazionali ci sono dei punti interrogativi, perché diciamo a determinare il dottorato internazionale è poi l'esame finale, in base alle richieste dei dottorandi che hanno fatto esperienze all'estero. Le aree di interesse nostre sono principalmente smart city e smart environments, quindi tutta l'intelligenza che viene data alle città, agli edifici. Adesso si parla di edifici intelligenti, l'edificio intelligente in cui la gestione è fatta da centraline, esattamente come viene in un'automobile o in altri dispositivi. Tutto ciò che riguarda l'automotive, sia la singola automobile che la gestione di automobili in ambito
per esempio cittadino, per esempio la gestione del traffico, la gestione dei semafori, sono problematiche di tantissimo tipo che riguardano il mondo automotive, anche la fabbrica intelligente, aspetti aeronautici, avionici, abbiamo gruppi che lavorano appunto più sulla trasmissione, più quindi sul problema delle telecomunicazioni, sulla crittografia, e gruppi invece che lavorano più su quello che noi chiamiamo appunto il governo, il controllo di dispositivi. Qui in queste aree applicative non appare l'area biomedica, perché la tesi del nostro ragazzo Giorgi è stata un po', da questo punto di vista, una delle aree un po' laterali rispetto a quello che normalmente è il nostro core business, l'interesse. Quindi vado breve, c'è un elenco di temi di ricerca sviluppati dai dottorandi, in cui vedete alla fine l'ultimo tema, che è quello che riguarda proprio Giorgi, mathematical modeling, quindi la modellistica matematica del sistema di gestione dell'energia in un essere vivente, ha aspetti tra l'altro che possono essere anche in comune con le smart cities, per esempio il fatto di gestire l'energia, o smart buildings, gestire l'energia negli edifici è un qualcosa che potrebbe anche essere ispirato, perché no, dal comportamento animale. Adesso ci torneremo. Qui abbiamo delle collaborazioni consolidate in elenco, e qui sottolineo la penultima, che è la collaborazione con l'Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica del CNR, Antonio Ruberti, dove abbiamo il dottor Borri, che ha seguito in parte anche l'attività di George. A questo punto, un attimino, è venuto in Italia, ha seguito il corso di laurea magistrale in ingegneria matematica, dove vengono svolti anche esami di modellistica, dei corsi di modellistica di tipo biologico. Si è appassionato alla modellistica biologica, ha trovato una borsa di studio dell'ente brasiliano che provvede a questo tipo, c'hanno un ente che diciamo favorisce il dottorato all'estero e anche come mobilità. Siccome i corsi sulla modellistica biologica vengono fatti da personale del CNR, appunto adesso cedo la parola al dottor Borri, ha trovato un tema di ricerca di tipo biologico, di modellistica biologica, che per ora è un tema che rimane un po' descrittivo, però in prospettiva tutto quello che è modellistica biologica, specialmente relativa al corpo umano, può portare poi al progetto dispositivi. Borri ci parlerà per esempio della pancreas artificiale, della regolazione dell'insulina. Bene. Okay. Allora, buonasera, sì, mi ricollego alla presentazione del professor Manes, sviluppando appunto una delle collaborazioni del dottorato in ICT dell'Aquila, che è quella con il CNR e IASI di Roma. Cercherò di non rubarvi più di 5 o 6 minuti per dirvi chi siamo e cosa facciamo. Lo IASI, Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica, è uno dei 108 istituti del CNR. Il CNR è Consiglio Nazionale delle Ricerche, uno è il maggiore ente pubblico di ricerca in Italia. Fu fondato nel 23. Una nota storica è che il suo primo presidente è stato Vito Volterra, che tra le sue molteplici occupazioni si può considerare anche un biomatematico, in quanto si è occupato anche dello sviluppo di modelli matematici, in particolare il celebre modello predatore, che è ancora un riferimento nell'ecologia. Lo IASI nasce nel 69 come centro di studio dei sistemi di controllo e calcolo automatici. Nell'80 diventa Istituto di Analisi dei Sistemi di Informatica, con primo direttore Antonio Ruberti, che poi diventerà anche ministro della pubblica istruzione.
Poi dopo la morte di Ruberti nel 2001 c'è una fusione con il centro di fisiopatologia dello shock che già preesisteva presso l'Università Cattolica di Roma, Policlinico Gemelli, per dare vita allo IASI Antonio Ruberti, che appunto ha preso il nome del suo primo direttore. Diciamo già dagli anni 70, tra il CNR di Roma e l'Aquila c'è stato uno scambio di collaborazioni, di expertise e di persone che diciamo fonda ancora oggi le attività che abbiamo in comune. Per quanto riguarda la fisiopatologia dello shock, queste sono immagini, la prima in alto è la sede centrale storica del CNR in Piazza Aldo Moro a Roma, poi c'è lo IASI e giù una veduta aerea e frontale del Policlinico Gemelli che ospita il laboratorio di biomatematica ex fisiopatologia dello shock. Quindi cos'è la biomatematica? Diciamo è un termine generale per indicare l'utilizzo di strumenti matematici, modelli, metodi di ottimizzazione, statistica, per la soluzione o la comprensione di problemi legati alle scienze della vita. E questa è anche la missione quindi del laboratorio, insieme a quella, diciamo, stando in un ospedale, oltre alla comprensione dei fenomeni, anche il supporto alla decisione in ambito medico, legata alle condizioni, a decisioni da prendere sulle persone e sui pazienti. Il laboratorio ha circa 5 o 6 persone diciamo fisse lì, con più le affiliazioni esterne, l'expertise varia tra la matematica, la medicina, la statistica e l'ingegneria. E abbiamo delle metodologie di punta che chiaramente non su cui non mi dilungo in questo momento, e anche alcune applicazioni su cui farò dei brevi cenni. La prima, come diceva anche il professor Manes, è il pancreas artificiale, diciamo un trend recente, è un'espressione che indica un corpus di metodologie per la regolazione automatica del meccanismo glucosio-insulina, appunto regolazione del glucosio mediante controllo dell'infusione esogena dell'insulina. Stando in un ospedale, un altro argomento di punta sono le sperimentazioni cliniche, in particolare qui ho messo una slide su degli studi recenti e ottimamente pubblicati su New England Journal of Medicine e The Lancet sull'effetto della chirurgia bariatrica sulle complicazioni del diabete. Oltre a modelli sui comportamenti e la fisiologia dell'individuo, sviluppiamo anche modelli dell'evoluzione della popolazione rispetto a particolari indicatori che possono essere appunto o la glicemia, ma anche più comunemente l'evoluzione del peso, quindi in gruppi di individui. Un altro trend è la cosiddetta systems biology, che è un'espressione di moda per indicare anche in questo caso le metodologie matematiche per lo studio formale, l'analisi qualitativa di sistemi biologici. Menziono anche alcune collaborazioni relative all'ambito più propriamente ICT, al di fuori delle scienze della vita, come l'ambito automotive, in cui c'è una ricca collaborazione riguardo la mobilità sostenibile, il controllo di assetto dei veicoli, il coordinamento di veicoli autonomi, il controllo del traffico, e anche argomenti più metodologici come i metodi formali, che rappresentano un paradigma moderno per la progettazione di sistemi ingegneristici affidabili e robusti e anche eterogenei quali le reti di telecomunicazioni. Menziono anche le nostre attività sui progetti finanziati in ambito europeo, essenzialmente telemedicina nel settimo programma quadro applicata al diabete, con anche sperimentazioni cliniche, e poi abbiamo avuto
progetti in ambito sicurezza, in quanto i modelli possono essere utilizzati, come è stato fatto, all'interno di tool informatici di supporto alle decisioni per medici e altro personale coinvolto in situazioni di crisi, come ad esempio epidemie oppure terremoti, disastri naturali, attentati terroristici, alluvioni. Menziono per ultimo un progetto invece del MIUR in cui siamo coinvolti, che proprio si cala a pieno nella giornata odierna dedicata alle scienze della vita, perché CISAS è un centro internazionale di studio avanzati in ecosistema, ambiente e salute umana. Ha l'obiettivo ambizioso di tracciare il pathway di contaminanti letali per l'uomo e che possono transitare dalle acque, dall'aria, fino ad arrivare alla tavola e quindi, diciamo, arrivare all'uomo. Per ultimo, diciamo, per chi si fosse un minimo incuriosito da questa presentazione, menziono che i modelli matematici sono esposti da noi sul web, su un sito anche più semplice di quello che è menzionato lì, biomatematica.it. Voi trovate trovate le descrizioni dei modelli, oltre a quello che noi facciamo, avete la possibilità di toccare con mano, variare i numeretti, vedere le quantità, cosa significano, e sviluppare e vedere anche le evoluzioni degli andamenti qualitativi delle grandezze che vi interessano relativamente a ciascun modello. Insomma, presto inseriremo anche il modello di Chorchy, auspichiamo di inserirlo nel toolbox. Quindi ripasso la parola a Costanzo e vi ringrazio dell'attenzione. Abbiamo preso già troppo tempo, ma la tesi di Giorgia a questo punto si inquadra in questa collaborazione con lo IASI, in particolare con il dottor De Caetano, che aveva espresso l'interesse di investigare sul ruolo della grelina nella gestione, dicevo, energetica del corpo umano. Sapete che il corpo umano, vabbè, voi sapete meglio di me perché io non sono medico, ma lo dico perché eventualmente per qualcuno che non è né ingegnere né medico, dal punto di vista sistemistico, come lo interpretiamo noi ingegneri, è pieno di sistemi di regolazione automatica. Cioè non è un fatto casuale il fatto che la glicemia si mantenga entro uno stretto intervallo di valori nel sangue, così come la temperatura si mantenga intorno a un piccolo intervallo di valori e così via, la pressione sanguigna. Quindi abbiamo dei sistemi di controllo che possono anche essere visti come esempi per noi che facciamo sistemi di controllo di oggetti, dispositivi fisici, no? L'ingegnere progetta sistemi che devono far funzionare altri sistemi, ma questo è quello che ha fatto la natura da sempre, per esempio negli esseri viventi. Un sistema di regolazione importante quindi è quello del livello del glucosio, il carburante che fa girare tutte che distribuisce energia sulle cellule, in particolare il cervello deve essere alimentato costantemente, come dice il dottor De Caetano. De Caetano è una figura molto interessante, è una figura molto interessante perché lui è un medico ma con un PhD in matematica e altro che poi magari possiamo dire. Quindi diciamo è la persona che meglio si riesce a parlare con i medici e con i matematici perché ha entrambi i background. Quindi l'idea, lui ha sempre investigato, cioè da anni che investiga le relazioni glucosa-insulina, la dinamica glucosa-insulina nel corpo umano, sia in individui sani che in individui affetti da diabete di diverso livello. È meno interessato al controllo, cosa che interessa più noi ingegneri, cioè tutto questo lo facciamo perché in futuro riusciremo a fare un pancreas artificiale affidabile. Affidabile vuol dire che sappiamo che le iniezioni di insulina possono anche uccidere, no? un paziente, quindi il fatto di mettere una macchinetta attaccata a un umano che misura costantemente il glucosio e decide quanta insulina iniettare non è una cosa che si può fare a cuor leggero. Insomma, quindi un pancreas artificiale deve usare al meglio modelli matematici completi. Il modello glucosa-insulina
finora sviluppato da De Gaetano e dal suo gruppo, ha un modello con una certa dimensione, ma non tiene conto di tutte le possibili variabili che influiscono su questa, su questo processo. Giorgi ha fatto una, appunto su richiesta di, diciamo, concordato questo progetto di ricerca insieme a De Gaetano, una ricerca molto vasta su tutti i possibili attori molecolari che sono coinvolti in questo processo. Fare un modello che li consideri tutti è una cosa veramente improponibile, perché sono veramente tanti, e allora si comincia per passi, e Giorgi si è concentrato sull'elaborare il modello che descrive il ruolo della grelina. La grelina è un ormone che viene prodotto dallo stomaco, e quando il duodeno, quindi il primo tratto dell'intestino dopo lo stomaco, è vuoto, questa grelina stimola l'ipofisi e ci dà la sensazione di appetito, cioè abbiamo bisogno di acquisire energia dall'esterno, come lo facciamo ingerendo cibo. Il cibo viene ingerito, quindi sotto principalmente questo stimolo di questo ormone, la grelina. Al momento in cui il cibo comincia a entrare in circolo e, diciamo, dallo stomaco comincia a entrare nel duodeno, il duodeno produce altri ormoni che vanno a inibire la produzione di grelina, quindi il livello di grelina scende e la fame passa. Quindi c'è un meccanismo di feedback, ma questo è solo un pezzo del meccanismo. Il meccanismo è un po' più ampio. Adesso Giorgi in realtà mi aveva dato un'altra presentazione, ma non vorrei appesantire la serata, perché, insomma, diciamo, dalla sua presentazione non si capisce molto quello che è stato fatto, ma ha fatto questa ricerca su questo che ha chiamato Web of Hormones, quindi una rete di ormoni che complessivamente ha come obiettivo la regolazione dell'energia nel corpo umano, cioè quanto del cibo ingerito va immagazzinato, quanta energia va immagazzinata in grassi, in trigliceridi, nelle tessuti adiposi, quanta invece viene resa disponibile per le cellule immediatamente, quindi come glucosio, quanta va in glicogeno e così via. Tutta questa distribuzione può essere modellata, e Giorgi ha preso in considerazione un piccolo pezzo. La descrizione avviene attraverso equazioni differenziali, che è il nostro strumento principale nel momento in cui si va a analizzare il comportamento dinamico di sistemi e di processi, per poi magari utilizzarli per il controllo o semplicemente per fare predizioni, per fare studi, per capire bene i rapporti di causa e effetto tra i diversi attori che sono presenti in un processo. Lui ha fatto questo modello di base, su cui ha fatto delle prime pubblicazioni. Adesso ha cambiato, purtroppo in Brasile ha cambiato un po' target di ricerca, ma come diceva nel video, non so quanto si è capito, questo premio, per cui lui ringrazia, gli dà una nuova carica per poter, dire: io il lavoro che ho fatto forse qualcosa vale e vorrei tornare a lavorare su questa tematica non appena possibile. Quindi sì, riporto i ringraziamenti di Giorgi a questa associazione, che anche se, come diceva la dottoressa, i premi non sono, diciamo, non sono simbolici, perché comunque sono 1.000 euro, però non sono nemmeno, non è che ci campi. In Brasile forse ci si campa un po' di più, quindi per lui qualcosa di più vuol dire, perché, insomma, però ecco, danno fiducia, danno una carica, si spera, insomma, che la gratificazione di vedere il proprio lavoro in qualche modo riconosciuto dà una nuova carica a questi ragazzi. La commissione sicuramente si è trovata in imbarazzo con 30 tesi sicuramente tutte valide, quindi ha dovuto fare delle scelte. La situazione ha dimostrato che esportiamo ricercatori e importiamo giocatori di calcio, quindi l'importanza data al calcio è sicuramente maggiore di quella che viene data alla ricerca, sia come stipendi che come import-export. Però ecco, magari queste piccole cose fanno diciamo, una goccia nell'oceano, ma qualcosa fanno, sono un segnale, no? Quindi siamo contenuto informativo è forse più del contenuto energetico del segnale. Quindi ringrazio ancora una volta da parte di Giorgi e anche da parte mia la fondazione, e finisco qui.
Grazie Costanzo, quindi mi sembra che abbiamo dimostrato in maniera esauriente come la ricerca abruzzese abbia un significato e un valore. Allora adesso, prima di passare un piccolo rinfresco che c'è di là, vorrei chiedere al dottore Murri Viscardo se vuoi fare un commento. No. Che lui... l'assenza delle due colleghe verso le quali ho tanta stima e rispetto. Sono sempre sincero, gran parte del lavoro è stato svolto da lui, da loro, perché in effetti riconosciamo, no? Le donne sono sempre più brave degli uomini e questo è vero. Sono state colleghe molto brave con cui ho sempre avuto una grande intesa, sono ragazze precise, collaboranti, disponibili, anch'io ho cercato di fare la mia parte, io ho anche cercato di fare di più. Forse potevo riuscirci meglio nel dare anche più impulso a questa fondazione, nuove prospettive, perché no, anche nuovi orizzonti. Spero che questo proprio avvenga chiaramente nell'interesse comune, solo per il bene comune. Io ho fiducia in tutti, ho fiducia in voi, ho fiducia in te, cara Andreina, ho fiducia nel comitato e sono sicuro che il futuro sarà sempre più luminoso. Quindi grazie a tutti, grazie della vostra presenza, grazie. Bene, allora non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, penso che questo è un primo movimento, penso che solo in queste tre presentazioni sono venuti fuori degli spunti molto interessanti per la ricerca, per l'industria, di cui abbiamo due illustri rappresentanti qui, e anche per la vita normale, per la nostra vita di normale, quindi direi che dal mio punto di vista è gratificante. Quindi spero che riusciremo ad andare avanti con l'aiuto del CDA, del comitato di amministrazione e del comitato tecnico. Una piccola cosa, come ha detto Costanzo, è una goccia nel mare, però insomma si sa che la goccia scava la pietra, si diceva una volta. Quindi bene, grazie a tutti, se vi volete accomodare c'è un piccolo rinfresco e così ci salutiamo.